Buonasera, ben ritrovati per questo ultimo appuntamento degli incontri con l'opera, ma non l'ultimo appuntamento con la stagione d'opera del Teatro Regio. Come sapete, infatti, a luglio abbiamo un intenso festival di titoli tra i più famosi del repertorio italiano, destinati al pubblico che sempre segue il teatro, oltre che al pubblico internazionale che in questi mesi affluisce a Torino, a Milano per l'Expo. Certamente Faust è una delle produzioni principali di questa stagione, è un nuovo allestimento, un'importante coproduzione. Vede il ritorno sul nostro palcoscenico di un regista che è Stefano Poda, con una lunga carriera internazionale, lui italiano, che però ha debuttato in Italia solo nel 2009, quando venne qui ad allestire la Thaïs di Massenet, e qualche anno fa realizzò anche lo spettacolo per la prima assoluta di Solbiati, Leggenda, che, se ricordate, andò in scena al Carignano in concomitanza con Settembre Musica. Un graditissimo ritorno il suo per uno spettacolo davvero imponente e molto ricco dal punto di vista visivo e simbolico, secondo le cifre che sono sue particolari. Sul podio è il direttore musicale del teatro, Gian Andrea Noseda, che, diciamo, prosegue la sua frequentazione anche con il repertorio del Grand Opera. Anche Thaïs fu diretta da lui, peraltro. E in scena grandissimi interpreti, il terzetto di protagonisti vede nella parte di Faust il tenore italo-americano Charles Castronovo, Mefistofele e Ildar Abdrazakov, basso russo che sicuramente avete già apprezzato, ha cantato più volte qui, e Irina Lungu nella parte di Margherita. Per cui la produzione è di tutto rilievo ed è appunto realizzata in coproduzione con la Israeli Opera di Tel Aviv e l'Opera de Lausanne. Peraltro sarà ripresa da Unitel, che produrrà un DVD, ve lo posso già anticipare, la trasmetterà in una trentina di canali in tutto il mondo. Insomma, il Teatro Regio ha dedicato una particolare attenzione allo spettacolo. Un'opera peraltro celebre, forse uno dei più celebri grandi opera del repertorio francese, benché non è nato come tale, nel senso che è nato come opera comique, nell'arco di una decina d'anni ha poi preso le fattezze che gli hanno dato la fortuna e l'hanno mantenuto in repertorio fino ad oggi. Sugli aspetti musicali di questa partitura e sul rapporto anche che ha con la fonte letteraria goethiana e con la storia di Faust, ho invitato Andrea Malvano, che sono lieto sia tornato a questi microfoni, che è esperto del repertorio francese in particolare e che peraltro ha scritto un bellissimo saggio sul programma di sala. Vi dirò poi dopo, alla fine, di altri incontri che comunque ci aspettano nelle prossime settimane. Mi lascio la parola, sono convinto che, come nelle ultime occasioni, confermerà insomma le sue doti, e senz'altro è uno dei musicologi più brillanti della sua generazione, forse non solo della sua. È ricercatore dell'Università di Torino, docente, collabora con diverse testate, per cui grazie di essere qui, Andrea, e a te la parola. Grazie a te. Grazie.
grazie a, al Teatro Regio, a te per questo nuovo invito per parlare di Fausto, Faust, no? Come dicono appunto in Francia, perché la prima cosa su cui dobbiamo riflettere naturalmente è il rapporto tra questo lavoro che nasce appunto a Parigi, Grand Opéra, e il suo modello tedesco, che questo è un primo grande problema, perché quando la prima parte del Faust di Goethe, quella che appunto racconta in sintesi la storia di Faust e Margherita, comincia a circolare in ambito tedesco all'inizio del, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, l'impressione che hanno tutti i compositori subito è di aver trovato finalmente un grande lavoro, un grande soggetto su cui basare una grande opera tedesca, che è il problema che hanno i tedeschi e che avranno ancora per molto tempo. Perché il Faust aveva tutte le caratteristiche che sarebbero piaciute ai romantici: il demoniaco, la redenzione, il sovrannaturale, l'amore naturalmente, la passione, tutte cose che erano concentrate in un solo soggetto e che naturalmente spingono alcuni compositori a riflettere, no, su questo soggetto. Il primo a farsi avanti fu Beethoven, no? Addirittura il grande Beethoven, che si fece avanti con Goethe direttamente. Però Goethe aveva un problema, cioè confrontarsi con il Faust voleva dire inevitabilmente confrontarsi anche con Goethe. E Goethe non aveva tanto piacere che i suoi testi e le sue opere letterarie fossero adattate in musica, perché era convinto che la musica potesse un po' rovinare, un po' prendersi troppo il centro della scena, ecco. E allora quando Beethoven si fa avanti, lui dice: no, assolutamente io non voglio che il Faust venga messo in musica. Qualcosa di simile sarebbe successo poco dopo a Schubert, che sapete ha messo in musica diversi Lieder di tratti appunto dal Faust. Lui, molto speranzoso, appunto, mandò questi Lieder a Goethe sperando in una sua risposta, ma in realtà Goethe non gli rispose neanche, e questo rumoroso silenzio naturalmente infastidì e spiacque molto a Schubert. Quindi Goethe era un po' un problema, generava proprio ansia da prestazione, possiamo dire, nei compositori, che facevano fatica a pensare di mettere in scena un'opera sul Faust di Goethe. E infatti tutto quello che abbiamo in Germania nel corso dell'Ottocento e che è basato sul Faust, in realtà gira intorno al Faust, o non è un'opera, quindi non è un melodramma, oppure è basato su altri soggetti. Ad esempio Spohr, nel 1813 scrive un'opera basata appunto sul Faust, che però non riprende il modello di Goethe, ma si basa sulla storia, sulla vicenda storica del dottor Faust, quindi come dribblare, diciamo, in qualche modo Goethe. Mendelssohn nel 1831 scrive La notte di Walpurga, Walpurgische Nacht, che si fa sempre in sala da concerto, ma che non è un'opera, è tratta dal Faust, ma non è un'opera e quindi è una pagina per la sala da concerto, di tipo sinfonico corale. Wagner, che invece con le opere naturalmente ci sapeva fare, anche lui non trova il coraggio di scrivere un'opera sul Faust, scrive soltanto un'ouverture e qualche musica di scena, qualche brano, che però rimane abbozzato, non si trasforma mai in un'opera. Liszt poi scrive la sua Faust Sinfonie, che sono tre ritratti dei principali personaggi del Faust, ma di nuovo è un'opera sinfonica e anche corale in una seconda versione. E idem per Schumann, che scrive le sue scene dal Faust, che di nuovo sono pagine per la sala da concerto, di tipo quasi oratoriale. Quindi, come dire, nessuno riesce a trovare il coraggio di fare un'opera sul Faust in ambito tedesco. In Francia le cose vanno diversamente. In Francia il Faust naturalmente generava molta meno ansia da prestazione. Il modello di Goethe era sicuramente meno ingombrante, no? E allora diversi compositori trovano il coraggio di mettersi a lavorare sul Faust. Complice anche la traduzione di Gérard de Nerval del 1827, che fa circolare molto il Faust,
Il primo, diciamo, a lavorarci davvero in maniera significativa è Berlioz, nella famosa Damnation de Faust, che però anche qui non è un'opera, perché nella sua intenzione originale doveva essere una musica da eseguire in forma di oratorio, quindi in ambito sinfonico, in sala da concerto. Solo dopo ci si accorge del valore drammatico di questa pagina e la si esegue anche appunto sul palcoscenico. E soprattutto, diciamo, a far cadere un po' quest'ansia da prestazione sono tutti i lavori che vengono fuori a Parigi nei teatri di boulevard. Quindi i teatri minori, no? I teatri in cui si faceva opera meno impegnata, che sono, diciamo, diversi lavori che adattano il Faust, ma in maniera assolutamente libera, anche un po' irriverente in alcuni casi. Ce n'è uno quasi contemporaneo al Faust di Gounod, che è firmato da Adolphe Denery, questo compositore appunto minore della Parigi del tempo, che in teoria si ispira al Faust di Goethe, però poi fa succedere di tutto al povero Faust, che addirittura a un certo punto prende in prestito una sorta di macchina del tempo e quindi comincia a viaggiare di qua e di là, va prima nell'Ercolano avanti Cristo, poi si sposta in Medio Oriente, prende il titolo di Marajà, cose che Goethe naturalmente non aveva mai neanche lontanamente immaginato. Quando Gounod arriva a lavorare al Faust, si trova tutto questo background dietro di lavori che avevano un po' reso meno problematico, meno preoccupante il confronto con il Faust di Goethe. E quindi quando gli viene proposto di scrivere un'opera sul Faust, lui accetta molto volentieri, e anzi dice: un Faust, io ci sto pensando da tantissimi anni al Faust, non vedo l'ora di lavorarci. E la prima appunto avviene al Teatro Lyrique il 19 marzo del 1859, nella forma a cui si accennava prima, ibrida, insomma, ancora con le parti recitate e poi le parti cantate, che si sarebbe poi trasformata nel corso degli anni. Ma non aprirei la parentesi delle trasformazioni del Faust, perché non ne usciamo vivi. Anche non so bene che versione sia prevista qui a Torino, ma anche nei dischi ci sono sempre delle appendici che raccolgono tutte le parti che si tagliano, si aggiungono, soprattutto i ballabili vengono messi, tolti. È difficile, insomma, capire davvero quale sia la partitura giusta, insomma, da eseguire e rappresentare. Come va questa prima? Gounod dice: il successo del Faust non fu clamoroso, e tuttavia finora il mio più grande successo teatrale. E anche la mia opera migliore? Non so. Comunque la riprova di quanto ho già detto sul successo, e cioè che esso deriva dal concorso di vari elementi favorevoli e di circostanze speciali, più che dare la misura del valore intrinseco dell'opera stessa. Cioè, il Faust ha avuto un successo mediocre, ma io del successo non mi interesso tanto, perché il successo non esprime il valore intrinseco dell'opera. In realtà faceva il modesto, perché non andò poi così male, soprattutto per la critica. Ad esempio Berlioz, che come sicuramente sapete era anche critico musicale, scriveva per varie testate, fu entusiasta, parlò di grandissima raffinatezza armonica, grandissimo interesse melodico di moltissime arie, era entusiasta della famosa aria del tenore Salut de Meur Caste Pure, e quindi un grande successo. Anche altri critici, anche illustri, ne parlavano molto bene. E i numeri soprattutto parlano bene, perché 500 repliche soltanto nel 1887, per arrivare a 1000 nel 1894, un vero sprint a fine secolo, vuol dire che il Faust aveva finalmente risolto il problema con Goethe. Finalmente qualcuno aveva trovato il modo per mettere in musica questo benedetto Faust di Goethe. Il libretto è frutto di un lavoro d'équipe, come spesso succedeva all'epoca. Si uniscono in tandem Jules Barbier e Michel Carré, che lavoravano spesso in coppia. E come lavorano sul testo di Goethe? Visto che c'era meno ansia da prestazione, come dicevo prima, lavorano abbastanza con leggerezza e soprattutto, attenuano molto gli aspetti filosofici del dramma di Goethe e spingono invece molto sull'aspetto spirituale, religioso, che, come vedremo, è certamente una delle componenti fondamentali di questo adattamento. Il primo atto
riprende la scena di Faust nel suo studio, la famosa scena di Faust immerso nei suoi libri, nei suoi studi, nei suoi disagi. A un certo punto invoca le presenze oscure, appare Mefistofele, il quale gli dice: qual è il tuo disagio, qual è questo problema, no? Mefistofele, rappresentazione del demonio, gli chiede quale sia l'oggetto del suo disagio. E lui, banalizzando alla grande tutto il discorso di Goethe, no? Tutta la riflessione esistenziale sul sapere di non sapere, qual è il senso della vita, perché siamo qui, insomma, tutte queste riflessioni che appunto profonde, che attanagliano Goethe e Faust nel modello letterario, vengono banalizzate in un je veux la jeunesse, je veux le plaisir. No, voglio la giovinezza, voglio il piacere, no? Molto parigino, molto Belle Époque, molto, molto locali di Montmartre, no? E allora Mefistofele naturalmente gli dice: che problema c'è, no? Se vuoi la giovinezza e il piacere, io posso dartele. E a questo punto fanno il famoso patto, per cui l'unica cosa che Mefistofele chiede in cambio, piccolo particolare naturalmente, è l'anima di Faust. E il patto, insomma, viene subito suggellato da una prima prova della capacità di Mefistofele, il quale fa vedere in una sorta di nuvoletta rosa, anche musicalmente viene fuori, l'immagine di Margherita, l'arcolaio, no? Che vediamo subito già nella scena, la scena iniziale, che appare e naturalmente affascina subito Faust, che individua subito in Margherita appunto l'oggetto del suo nuovo desiderio. Seconda atto, nella taverna di Auerbach, altra scena appunto che esiste anche nel Faust di Goethe, una kermesse musicale in cui sentiamo già qualcosa delle sonorità di Offenbach della fine dell'Ottocento. Ci sono tanti personaggi in questa scena che bevono e si divertono allegramente tra di loro, ci sono anche i minori, Wagner, Sibel, tutti questi personaggi, Valentin, il fratello di Marguerite, tutti girano insomma in questa scena molto collettiva e piena di passaggi brillanti. C'è anche Mefistofele, il quale dà saggio, esattamente come anche nel modello goetiano, dei suoi prodigi, delle sue capacità sovrannaturali, e quindi compie alcuni prodigi. Il primo è quello della botte, fa dei buchi in una botte di vino e da questi fori escono tante varietà diverse di vino, quindi da una sola botte tanti vini diversi, poi dal suo calice cadono due gocce di vino e queste fanno incendiare il pavimento. Tutte cose che naturalmente interessano i presenti, ma qui c'è una vera prima grande differenza dal modello goetiano, dal modello di Goethe. Perché in Goethe succede questo, succede che Mefistofele in realtà prende in giro tutti i presenti e continua con i suoi prodigi, l'ultimo dei quali è un prodigio che è una sorta di ipnosi collettiva, tutti cadono in una sorta di dormiveglia e hanno l'impressione di essere teletrasportati in un vigneto meraviglioso pieno di grappoli d'uva succulenti, no? E sono tutti lì con gli occhi mezzi chiusi, mezzi aperti, che allungano le braccia, le dita per cercare di afferrare questi grappoli d'uva, solo che quando poi il sogno svanisce si accorgono che le loro dita, invece che stringere dei tralci di vite, sono infilate nel naso del povero Sibel, che è uno di questi personaggi che ha bevuto un po' troppo e non si accorge neanche di questa sevizie che sta patendo. E quindi tutto questo serve a Mefistofele per svignarsela, no? Andar via, prende in giro tutti e poi se la fila. Nel Faust di Gounod, appunto, Barbier e Carré, succede invece tutta un'altra cosa. Succede che questi prodigi spaventano i presenti, spaventano tutti gli avventori della taverna, i quali si uniscono in una specie di plotone che prende addirittura dal libretto la forma di una croce, non so se sarà rispettato, ma proprio la forma di una croce deve prendere, e questa croce avanza incombente verso Mefistofele fino ad allontanarlo dalla taverna. Quindi due soluzioni agli antipodi: da una parte Mefistofele che prende in giro gli uomini in Goethe, e dall'altra invece gli uomini che riescono ad allontanare, spaventare e schiacciare con la forza della fede Mefistofele.
davvero siamo agli antipodi, due modi assolutamente opposti di interpretare la scena. Il terzo atto è quello di Margherita. Finalmente, appunto, la conosciamo. Faust si avvicina alla casa di Margherita, vedendo questa casa immagina questa straordinaria fanciulla pia, tutta casa e chiesa, dedita esclusivamente alle questioni spirituali, e canta la sua famosa aria Demeure caste et pure, di cui sentiremo un'interpretazione. Dopodiché comincia il corteggiamento, però diciamo, Faust non ha tanta voglia, diciamo, di affaticarsi nel corteggiamento, no? A Mefistofele bello lì comodo, e allora decide di giocare facile, no? E di far apparire nella stanza di Marguerite uno splendido scrigno pieno di gioielli, no? E la fanciulla, tutta casa e chiesa, dedita esclusivamente alle questioni spirituali, non appena però apre lo scrigno pieno di preziosi, comincia a interessarsi anche a questo bene materiale. Chi me l'avrà inviato? Chi sarà stato? E qui siamo allineati con Goethe. Dopodiché, appunto, avviene l'incontro, c'è un corteggiamento tutto a base di valzer, questo valzer che è ipnotico e che domina su tutta l'opera, e che si chiude naturalmente con una notte statica nella quale sentiamo già forse anche qualcosina del Tristano di Wagner, gli anni più o meno sono gli stessi, che si chiude con il monito rivolto da appunto Marguerite a Faust, e gli dice: ne brisez pas le cœur de Marguerite, no? Non spezzate, Faust, il cuore di Marguerite. Questa frase viene messa molto in evidenza da Gounod, naturalmente, perché infatti è esattamente quello che succede, no? Perché nel quarto atto Margherita si trova ad essere stata abbandonata da Faust. Non sappiamo bene in quali circostanze, non ce lo dice neanche Goethe, però tant'è, questo succede. Il cœur de Marguerite è stato brisé, e cerca, dopo aver sbandato, rifugio nella chiesa, nella sua amata chiesa, nella preghiera. E quindi c'è una bellissima scena nel Duomo, in chiesa, che è una scena in cui Margherita cerca un po' di aggrapparsi alla preghiera. Però c'è sempre Mefistofele che le ronza attorno e le dice: guarda Margherita, ormai tu sei andata troppo in là con il peccato, è inutile che ti aggrappi tanto alla preghiera, perché ormai sei finita nella strada della perdizione. E come per, diciamo, aiutarla ancora di più a sollevarsi, nel finire della scena la maledice, e Margherita incassa la prima maledizione dell'atto, perché non è l'unica. Infatti nella scena successiva arriva il fratello Valentino, insomma, che prima nell'atto precedente parlava di Margherita come un angelo caduto dal cielo, una pia fanciulla che deve essere modello per tutte le sue coetanee. Adesso che invece ha vissuto nel peccato con Faust, Margherita è diventata una specie di prostituta che è materializzazione del demonio, no? E quindi sfida Faust a duello. C'è un duello in cui naturalmente Faust ha la meglio, perché dalla sua Mefistofele, la spada di Valentin cade per terra, viene ferito a morte, agonizzante, però ha giusto il tempo per infliggere un'altra maledizione a Marguerite, che quindi ne incassa nello stesso atto due di fila. E tutte queste maledizioni naturalmente esplodono, come dire, in quello che succede, che porta all'ultimo atto, no? Ultimo atto che si apre con la famosa Walpurgische Nacht, la notte di Walpurga, che anche Mendelssohn appunto mette in musica, questa nottata attraversata, vissuta da Mefistofele e Faust in mezzo a una foresta, tra presenze sinistre, estremamente demoniache, gufi che, diciamo, emettono urla e versi inquietanti, soldati con lo sguardo iniettato di sangue, stregonerie varie, eccetera. Tutto questo è proprio il mondo dei demoni in cui lui si immerge perché vuole conoscere tutto. E questa nottata oscura viene squarciata solo dalla apparizione del palazzo di Mefistofele luminoso, che è appunto il palazzo che ospita le regine dell'antichità. In mezzo a questa visione ce n'è un'altra, però molto sinistra, perché la visione di Margherita, non più nella nuvoletta rosa, ma adesso invece in una nuvoletta nera, potremmo dire, che
appare bianca, cadaverica, ma con un, diciamo, sembra, dal libretto lo definisce una riga rossa sul collo, no? Proprio a dimostrare un perfetto taglio, diciamo, della testa, ecco. E questo naturalmente spaventa, un po' di sensibilità in Faust viene fuori in questo momento, perché forse si rende conto di aver causato qualche danno con, seducendo Margherita e poi abbandonandola, perché infatti chiede a Mefistofele di andare da Margherita, capire cosa è successo, e Mefistofele lo accompagna, ma Margherita ormai ha davvero capitalizzato tutte le maledizioni ricevute, perché ha dato alla luce un figlio illegittimo con Faust, che poi ha ucciso, quindi è matricida, e in preda alla follia è stata rinchiusa in prigione. E vive in uno stato di demenza. Quest'ultima scena è una grande scena di follia assimilabile a tante altre dell'Ottocento, dalla Lucia di Lammermoor al Macbeth, eccetera, questo topos delle scene di follia, questa è molto bella. E solo che quando appunto vede Faust ha un attimo di lucidità, no? Ripensa al passato vissuto insieme. Un violino solo che si sente un po' in tutta la scena sembra rievocare il valzer su cui si erano riconosciuti, su cui si erano conosciuti. Poi quando vede Mefistofele allontana Faust, scaccia Faust, invoca le presenze, appunto celesti, e cade a terra morta. A questo punto Mefistofele interviene per giudicare la vita di Margherita e dice damnè, no? Dannata. Subito dopo appare un coro di angeli che dice sauvé, salvata, e segue una lunga pagina finale, corale, in cui questo coro di angeli riflette sul tema della risurrezione e quindi sulla risurrezione di Cristo, la redenzione, temi cristianissimi che anche lì, cattolicissimi, che in Goethe non ci sono praticamente per niente, perché nel finale di Goethe abbiamo semplicemente una voce dall'alto, dice il testo, una voce dall'alto che dice salvata, poi il dramma finisce, mentre qui abbiamo una lunga, diciamo, appendice da catechesi quasi, che riflette su questo tema della spiritualità e della fede. Fede che, come avete capito, conta molto in quest'opera, così come contava molto per Gounod, perché Gounod per tutta la vita ebbe un rapporto molto intenso con la fede e con la spiritualità, fin dai tempi dell'infanzia quasi, già nei tempi, al tempo della permanenza a Roma, lui vinse il Prix de Rome, che forse sapete è la borsa di studio che hanno sempre vinto i migliori allievi del corso di composizione di Parigi. E questa borsa di studio consentiva di andare a vivere per 3 anni a Roma, a Villa Medici, e di entrare, insomma, a contatto con la cultura italiana. Lui entra soprattutto in contatto con la cultura cattolica, di cui si innamora per certi versi, che conosce benissimo, si confronta continuamente con degli uomini di chiesa romani. Quando torna va a frequentare il seminario a Saint-Sulpice a Parigi. In quel periodo si firma nelle lettere addirittura Abbé Gounod, Abate Gounod, no? Era, insomma, sembrava una carriera destinata davvero a prendere i voti. Solo che poi succede quello che lui stesso nelle sue lettere definisce l'incidente del suo matrimonio. Cioè, a un certo punto, proprio in questo periodo, conosce una fanciulla che si chiama Anne, con la quale nasce una relazione abbastanza superficiale che dura per qualche tempo, e poi a un certo punto Gounod sembra voler troncare questa relazione, e un giorno prende proprio il coraggio a due mani e decide di andare a casa di Anne per mettere fine a questa relazione. Siccome era uno preciso, si scrive anche un biglietto in cui segna tutte le motivazioni, pare fosse più di 10, per cui riteneva necessario troncare questa relazione. Si mette in tasca il biglietto, va a casa di Anne, gli apre la mamma di Anne, futura suocera, no? Suocere che mettono sempre il becco, futura suocera, gli apre la porta e vede, siccome probabilmente lui aveva messo su la faccia delle grandi occasioni, cioè era una situazione un po' ufficiale quasi, vedendolo con questa faccia delle grandi occasioni, la mamma di Anne pensa che Gounod sia venuto non per lasciare sua figlia, ma per chiederle la mano.
E allora dice: bravo Charles che sei venuto a casa mia per chiedere la mano di mia figlia. Guarda, vai, vai, vai pure. Lo spinge a forza nella camera di Anne, incitandola a fare una bella proposta di matrimonio. E Gounod, che forse mancava un pochino di personalità, diciamo così, non trova più il coraggio di tirare fuori il suo bigliettino con tutte le ragioni per chiudere questa storia, e preso alla sprovvista abbozza una proposta di matrimonio, sperando che Anne dica di no, almeno quello. E invece Anne non vedeva l'ora di essere impalmata, dice di sì, risultato che lui si trova a vivere un po' per tutta la vita con una donna che sostanzialmente non ama. Questa, diciamo, esistenza, questa vita di coppia non elettrizzante, diciamo così, favorisce tutta la sua vocazione alla spiritualità, no? Anche alla castità forse, ma diciamo alla spiritualità. E insomma, tant'è vero che tutti a Parigi lo consideravano una sorta di prete laico addirittura, nonostante il matrimonio. E nel necrologio che appare nel 1893 sul Gaulois, uno dei quotidiani parigini, c'è un ritratto di Gounod che sembra davvero il ritratto di un uomo di chiesa, di un prete. Dice: alto di statura, il viso nascosto dietro una barba biancheggiante, la fronte larga, gli occhi brillanti, la bocca un po' radiosa, no, addirittura radiosa, come i raggi dei santini, no? Radiosa, guardava gli uomini con benevolenza. Il lavoro era per lui leggero e facile, di se stesso diceva: voi credete si lavori l'arte, ma vi sbagliate, si è lavorati dall'arte. No, c'è anche l'idea dell'arte come missione che viene dall'alto. Fu a Villa Medici, a Roma appunto, che egli concepì il disegno di farsi prete. Un tempo disertò il mondo per il seminario al fine di mettere alla prova la sua vocazione, no? Ricordiamoci questa cosa, addirittura lui voleva mettere alla prova la sua vocazione, come se lottasse con le tentazioni. Lesse i padri della chiesa, apprese a memoria i mottetti di Palestrina. Poco dopo lo si rincontrava a Vienna dirigere un'esecuzione della messe arcaique alla sua maniera. Il sacerdozio non fu la sua strada, ma grandi tracce della sua inclinazione religiosa restarono sempre in lui. La cartellina che riportò a Parigi conteneva una seconda messa solennelle, cori sacri e pezzi profani. E poi eccolo, maestro di cappella, le missioni stranieri molto zelante. Cioè sembra quasi ci sia qualcosa di agiografico in questa descrizione, no? Il ritratto di un uomo di chiesa. Solo che in realtà, come dicevo prima, Gounod era uno che sentiva anche il richiamo delle tentazioni, no? E per tutta l'adolescenza, per tutti gli anni del seminario, sembrava che volesse mettere alla prova questa sua tentazione, questo suo interesse anche per il lato mondano. Poi stiamo parlando della Parigi, la Parigi scandalosa, no? In cui era difficile, no? Rimanere del tutto estranei agli aspetti mondani. E tutta questa conflitto, lui ebbe proprio delle crisi spirituali, le chiamò, tutto questo conflitto viene alla luce in maniera esplicita nel 1870, quando fa un viaggio a Londra, attraversa la Manica per andare a Londra a farsi conoscere un pochino, e a Londra ci va appunto con la moglie, i due figli che nel tanto aveva avuto e la suocera che torna. No, quindi il più inoffensivo, no, dei padri di famiglia, quello che addirittura si carica la suocera per andare in vacanza. Nessuna diciamo, paura, diciamo, che veniva da questo personaggio. Solo che a Londra conosce una donna che gli fa girare la testa totalmente. Si chiama Georgina Weldon. Questa donna, che è stata anche rimossa dalle sue memorie, ha fatto fatica a trovare questo episodio, perché lui non ne parla neanche nelle sue memorie, non se ne parla quasi, nei necrologi nessuno la cita, mentre nella stampa del tempo era molto citata, che era una donna molto fascinosa, che frequentava i locali, diciamo, i luoghi altolocati di Londra, una donna che aveva dalla sua anche del fascino letterario, perché viveva nella casa che era stata di Charles Dickens addirittura. Quindi davvero una presenza affascinante, una femme fatale, che viene così descritta sul Gaulois sempre da un cronista del tempo, no? Descrizione perfetta per capire il personaggio. Dice: al centro della stanza scorgo sotto una luce un po' scura una donna vestita di un abito quasi monacale, no? Questa è un po' la moda delle femme fatale vestite in abiti molto, molto appunto monacali, che poi sarebbe durata, no? Fino ai tempi di Sara Bernard, di Eleonora Duse, no? Questo conflitto, contrasto tra sacro e profano, diciamo.
Non la vedo che di fianco, era Georgina Weldon, naturalmente, perché è seduta su una poltrona da lavoro. Al mio arrivo si alza e allora mi trovo davanti a una delle più strane bellezze che mi sia mai capitato di notare. Immaginatevi una testa di ragazza su un corpo di donna avvolto da drappi blu foncé, no? C'è il fanciullesco ma anche il maturo. La testa sembrava scolpita nel marmo da un grande maestro, tanto i tratti erano regolari e la tinta bianca, no? Il pallore che era un valore assoluto di estetica al tempo. Una lussureggiante capigliatura bionda, lussureggiante, era trattenuta a malapena sotto una cuffia metà monastica e metà mondana, no? Ecco qui che viene fuori la femme fatale, che sbuca fuori dalla cuffia mondana, rassomigliante un po' a Maria Stuarda, no? Il primo paragone letterario. La fronte ampia dava un grande aria di intelligenza, quindi anche quello, a tutta la sua figura, mentre gli occhi grandi e dolci erano di un'ingenuità infantile, no? Questa donna aveva tutto, no? Bella, intelligente, un po' infantile, un po' matura, un po' mondana e un po' passionale. Il labbro inferiore, leggermente curvo, traccia un sottile segno di rosso ciliegia, no? La testa marmorea e il labbro rosso ciliegia su un viso di un pallore eclatante. A prima vista fui colpito dalla somiglianza tra Madame Weldon con l'ideale, sentite di che cosa, della Margherita del Faust, no? Quindi certamente una donna che aveva affascinato in qualche modo Gounod, che all'epoca aveva già scritto il Faust. A prima vista fui colpito dalla somiglianza, no, ho già detto, devo aggiungere che si teneva un po' velata, quindi c'è anche il vedo non vedo, no? E che di conseguenza mi faceva l'effetto di una fata di teatro nel momento in cui si spoglia della sua anzianità per apparire una giovane donna. Voi capite che questo prete mancato, che si firmava Abate Gounod e che da 30 anni stava al fianco di una donna che non l'aveva mai stuzzicato particolarmente, quando vede questa Georgina Weldon non capisce più niente e spedisce moglie e suocera e figlia a casa a Parigi e rimane a casa, si trasferisce a casa di Georgina Weldon. Non ci rimane 2 o 3 settimane, ci rimane per 3 anni, ci rimane per 3 anni a casa di Georgina Weldon e soprattutto ci rimane in una situazione un po' ambigua, perché Georgina Weldon era sposata, vive con il marito, ma in una stanza attigua c'è anche Gounod. Quindi in un certo periodo c'è una specie di triangolo, di ménage à trois, che davvero, cioè, tutti rimasero colpiti, l'abate Gounod finito in un giro del genere, una cosa impossibile. Sui giornali del tempo, poi appunto criptati successivamente, si parla addirittura di droga, come se fosse stato drogato Gounod. Alcuni parlano di incapacità di intendere e di volere, volevano processare Georgina per circuizione di incapace addirittura, no? Cioè, insomma, erano convinti che ci fosse qualcosa di losco lì sotto, però in realtà tanto losco, insomma, non c'era niente di losco, semplicemente si era preso una bella sbandata e per 3 anni vive da Georgina, poi rinsavisce improvvisamente, cioè improvvisamente dopo 3 anni, e a quel punto capisce che in realtà era stato sfruttato da questa donna, perché sfruttava la sua posizione di musicista noto per cantare in parti che probabilmente non avrebbe mai raggiunto, e si lasciano anche male con degli strascichi legali, perché Georgina era una che appunto metteva i puntini sulle i e quindi alla fine avrebbe addirittura chiesto un risarcimento, insomma delle cose assurde, per cui alla fine lui è costretto a tornare a casa e naturalmente torna da Anne e da sua c'era con la coda tra le gambe, che gliela fanno pagare per un po', ma poi alla fine riesce a tornare sui binari della sua normale e modesta vita familiare. Questo episodio, che mi sono dilungato un pochino, mi scuso, è secondo me significativo di quanto Gounod facesse fatica a conciliare da una parte la sua vocazione alla spiritualità, ma dall'altra anche la tentazione verso il peccato, verso una componente assolutamente opposta. Qualcosa che, secondo me, è per certi versi la cifra stessa del Faust, della sua opera. C'è qualcosa che troviamo moltissimo nella sua opera, e ci sono molti episodi in cui abbiamo davvero la sensazione che l'opera sia bipolare.
da una parte spiritualità e dall'altra invece demoniaco, peccato, tentazione. Questo succede ad esempio nella scena della taverna di Auerbach, dove ci sono appunto entrambe le componenti, no? Questa taverna in cui si fa festa è una taverna in cui si suona il famoso valzer e coro, diventato poi anche famoso fuori dall'opera, estrapolato dall'opera, ainsi che la brise légère, così come la lieve brezza, che sicuramente conoscete, che fa così. Musica che sembra uscita da un locale di Montmartre, no? Brillante, festosa, anche un po' peccaminosa se vogliamo, e che si somma e si mescola in questa stessa scena invece a qualcosa di completamente diverso. Perché poco prima, quando ci sono i prodigi di Mefistofele di cui vi dicevo prima, che spaventano tanto i presenti, Valentin, il fratello di Margherita, a un certo punto decide di prendere la situazione in mano, di compattare appunto tutti contro Mefistofele, sguaina la spada e lo sfida a duello. Naturalmente Mefistofele non ha neanche bisogno di tirar fuori la sua di spada, perché manda in frantumi l'arma di Valentin senza neanche dover combattere, però questo evento serve per compattare tutta la collettività, la stessa collettività che ballava a suon di valzer gaudenti, poi si compatta per dire «De l'enfer qui vient émousser nos armes, nous devons repousser les charmes», no? Dell'inferno che viene a smussare, insomma, a spuntare le nostre armi, noi dobbiamo rifiutare lo charme, il fascino, la tentazione. E per dire queste parole il coro si unisce in uno straordinario corale, che è una delle prime perle di questa partitura, che suona così. Sembra davvero una pagina, un corale di Bach, no? Sentivo un'intervista a Noseda che rifletteva molto su questo aspetto dei corali di Bach, che lui conosceva molto bene. Sembra appunto avere qualcosa di bacchiano, ed è, sembra soprattutto un pezzo di musica sacra, sembra un pezzo da chiesa quasi. Cosa c'è di chiesastico? Il movimento del basso, molto regolare, un po' rallentato, come il tipico movimento della pedaliera dell'organo. Questo sembra davvero un basso d'organo. Poi ci sono le voci che si muovono tutte con lo stesso ritmo. Cioè soprani, mezzosoprani, tenori e bassi si muovono tutti con lo stesso ritmo, si dice omoritmia, lo stesso ritmo, che è un'altra cosa tipica dei corali, cioè appunto quelle pagine che devono far capire bene la parola di Dio, no? Quindi non ci deve essere troppa polifonia, troppo contrappunto. E poi questa regolarità, queste frasi che si chiudono con queste cadenze, che sono proprio musica da chiesa, pura. Musica da chiesa molto bella, molto interessante, che fa impressione sentire in una taverna, voglio dire, no? E allora cominciamo a sentire questo corale. No, sembra una pagina, no? Sacra, eppure siamo in una taverna, no? Quindi c'è subito questo bipolarismo di
taverna, quindi peccato in qualche modo, e dall'altra parte spiritualità. Questo confronto diventa vero e proprio conflitto nella scena della Chiesa, scena del Duomo, che vorrei farvi ascoltare integralmente, perché secondo me è una delle più interessanti, e dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista drammatico. Siamo appunto nella Chiesa in cui Margherita cerca un po' rifugio dalle sue sbandate, dalla sua vita peccaminosa, e in questa Chiesa naturalmente ci sono entrambe le componenti. Da una parte il sacro, che è rappresentato da questa idea affidata proprio all'organo, allo strumento sacro per eccellenza. A confidenza un po' con la musica strumentale, questo sembra un preludio di Bach, no? C'è sicuramente qualche cosa di bacchiano in questa scrittura contrapuntistica abbastanza complessa anche, solo che appunto accanto a questa dimensione sacra e appunto legata a Dio c'è un coro invisibile di spiriti del male, dice la partitura, che invece si muove su un'idea che è totalmente opposta, che è questa. Se l'organo costruisce, no, con questa polifonia, somma, voci, quindi sembra costruire a più piani, qui invece abbiamo un'idea decostruita che sembra quasi rumore, no? C'è quasi qualcosa di rumoristico in questo, qualcosa di sciolto, e questo rappresenta benissimo, no, l'inquietudine del mondo degli inferi e del mondo del demoniaco. E queste due componenti nel corso della scena entrano davvero in un'alternanza dialettica, in un conflitto dialettico, perché da una parte abbiamo l'organo che si sovrappone al canto dei religiosi che cantano questo, un altro corale molto liturgico, e poi subito dopo coro degli spiriti del mare. Poi di nuovo religiosi. Spiriti del male. Spiriti del male. No, quindi un po' uno, un po' l'altro, un po' uno, un po' l'altro, come se si dialogassero quasi tra di loro, non si capisce chi prende il sopravvento. Poi alla fine il sopravvento lo prende Margherita stessa con la sua preghiera in un luminoso Do maggiore che spazza via tutto il rumore e tutte le inquietudini degli spiriti del male. Sembra davvero spazzare via la preghiera al Signore di Margherita. L'unica cosa che rimane un po' sporcare questo finale è la maledizione, naturalmente, di Mefistofele, che arriva con degli accordacci tipicamente demoniaci a dire "A toi l'enfer" a Margherita. E qua pausa. Poi improvvisamente, come se niente fosse, l'organo riprende come all'inizio.
eccetera, no? Con estremo distacco, cioè dopo gli urlacci di Mefistofele noi ci aspetteremo un finale di scena altrettanto urlato, come se l'inquietudine si espandesse anche sulla collettività, invece no, tutti in silenzio e suona soltanto un organo in maniera molto teatrale con grandissimo distacco, no? Che senso ha questo distacco, no? Dobbiamo porci il problema, perché non ha finito la scena urlando, no? Con violenza come ci aspetteremo, ma forse perché Gounod vuole dirci che in realtà chi crede davvero, e Margherita sicuramente crede davvero, non ha bisogno di aver paura del demonio, perché chi crede davvero sa che le forze del bene vincono sulle forze del male, quindi non c'è bisogno di turbarsi troppo, di preoccuparsi troppo. Una volta ricevuta la sparata, la maledizione di Mefistofele, si torna, ci si ricompone, ci si scrolla un po' la polvere di dosso e si ricomincia con la propria normale esistenza di credenti. Allora vi faccio sentire tutta questa scena, magari segnalandovi qualcosa. Sembra quasi ci siano due livelli, no? Da una parte l'organo che va per i fatti suoi, la spiritualità che va per i fatti suoi, che non si lascia turbare da tutto quello che succede sopra, e dall'altra invece le inquietudini dei personaggi, quasi due fasce sovrapposte l'una sull'altra. E vi faccio solo anche notare la ricchezza di questa scrittura organistica, che è tipicamente francese. Cioè, se noi pensiamo all'uso dell'organo in altri ambiti, pensiamo più noto, insomma, l'ambito italiano, quindi che ne so, alla Forza del Destino, quelle pagine in cui l'organo comunque è presente, si tratta di due accordi, insomma, che danno un'idea di religiosità. Qui invece c'è una scrittura complessa che naturalmente ci deve far ricordare quanto a Parigi contino gli organi, perché Parigi è la città nella quale abbiamo alcuni degli organi più belli del mondo e in cui ancora oggi la tradizione delle messe si accompagna sempre con delle esecuzioni all'organo mirabili. Del resto nell'organo di Saint-Eustache suonava Liszt facendo vibrare, no, ad ogni occasione sacra i pavimenti della chiesa, oppure il Cavalier Col di Franck a Sainte-Clotilde, insomma tutti strumenti che hanno stimolato la nascita di un repertorio che qua si sente benissimo. Quanti sente benissimo. Questa, diciamo, spiritualità di cui ho parlato finora è la spiritualità che si collega alla dimensione collettiva, no? Quindi dimensione corale, però ci sono certamente dei riflessi di spiritualità che si spostano anche sul livello individuale. Uno di questi è sicuramente l'aria su cui non posso sorvolare di Faust, Salut de mort caste pure, che è appunto un'aria molto celebre che si esegue anche fuori dall'opera, insomma fuori da teatro, e che è l'aria che segna il momento in cui Faust entra in contatto per la prima volta davvero. Prima l'ha vista solo nella nuvoletta rosa Margherita, ma quando poi entra in contatto davvero nel terzo atto, prima vede la casa, e la casa è già, diciamo, il vestito di purezza, di spiritualità di questa fanciulla pia. E infatti questo che dovrebbe essere poi il colpo di fulmine in un certo senso tra Faust e Margherita, cioè il momento in cui Faust si incendia, no, di passione, in realtà è una pagina che sembra più una preghiera quasi. Cioè, fin dall'introduzione, questa bellissima larghetto, con questa polifonia delicata che certamente sembra più l'introduzione di un'aria da chiesa che non di un'aria d'opera e di un'aria d'amore in un certo senso, no? E quello che segue è di una straordinaria raffinatezza, molto francese, molto intima, quasi scrittura da camera, verrebbe da dire, con questo violino solo che emerge di tanto in tanto.
eccetera, in questi dialoghi leggerissimi tra le voci, quasi un cesello, si vede che Gounod ci ha lavorato tanto su quest'aria, tant'è vero che si aspettava, insomma, dei riscontri proprio su quest'aria che sono venuti da grandi compositori, anche nella scrittura armonica, la successione degli accordi è molto curata, molto imprevedibile. C'è solo un problema grosso in quest'aria, che è il finale, perché nel finale il tenore deve eseguire un do acuto, no? Un do acuto, il do di petto, quello che si chiama il do di petto. Solo che il do di petto, come forse sapete, nell'Ottocento, ai tempi di Gounod, si eseguiva in falsetto, si eseguiva, non era un do di petto, era semplicemente un do che si eseguiva in falsetto, quindi in maniera molto delicata, con un filo di voce. Quando, fino all'Ottocento, nel 1900, ormai sistematicamente si è introdotto l'uso del do di petto, questa nota, così come tutti i do, insomma, a questa altezza, viene presa con un certo impeto, con tanto fiato, con tanto gas, no, potremmo dire. Solo che prendere questa nota a tutto gas è un po' un problema, perché rischia di compromettere tutta la delicatezza dell'aria, perché questa è un'aria di grandissima delicatezza. È un po' come se ci fosse una bomba, no? Che cade improvvisamente in un recinto tutto preciso, con fiorellini, violette che si rispondono tra di loro cromaticamente, tutto preciso, arriva una bomba, bam, e spacca tutto. Allora, io non ho trovato nessuna interpretazione di qualcuno che riesca a fare un do di petto, come dire, delicato, anche perché il do di petto, se si fa di petto, naturalmente deve essere con un po' di fiato, cioè deve essere spinto, altrimenti non si riesce a prendere l'intonazione. L'unica che ho trovato, che secondo me cerca un pochino di avvicinarsi diciamo di trovare una soluzione al problema, è quella di, naturalmente non a caso è un grandissimo, di Giuseppe Di Stefano, una storica registrazione, in cui lui arriva su questo do di petto in maniera un po' improvvisa, un po' sforzata, ma poi riesce a sfumarlo con un diminuendo difficilissimo da fare, perché mantenere l'intonazione perfetta su una nota così acuta è difficile, un diminuendo leggero leggero che sembra creare una specie di dissolvenza incrociata poi con quello che segue, e quindi torna alla perfezione in questo clima di delicatezza, di intimismo che rappresenta quest'area. Ecco quindi che l'opera si chiude con un corale, ancora una volta, di grande spiritualità, con questa cadenza finale che è proprio musica da chiesa, musica sacra, ma in maniera molto pacata, no? Mai violenta, no? Allora ecco i due lati del Faust: da una parte l'aspetto mondano, dei valzer brillanti, tanto celebri anche al di fuori del teatro, e l'aspetto invece spirituale, no? La fede, i corali, Bach, insomma questa riflessione sulla dimensione spirituale. Qual è la gerarchia? Cioè qual è più importante, no? Tra questi due? Qual è quello che domina, no? Tra questi due componenti? Io credo che in realtà Gounod fosse abbastanza chiaro nel suo proposito, cioè che a dominare sia proprio la parte spirituale, per il fatto che in realtà la parte spirituale Gounod lascia sempre l'ultima parola, no? Nella scena della chiesa chiude l'organo, qui chiude questo corale, in altri momenti quando Mefistofele viene allontanato è di nuovo un corale che domina sulla scrittura musicale. È come se appunto ci fosse sempre una dimensione spirituale che vince e reprime tutto il resto, senza violenza però, mai dei confronti dialettici, degli urti, diciamo, no? Non c'è mai questo, anche in questo finale non c'è davvero una violenza nel confronto tra la maledizione, le parole di Mefistofele e la spiritualità del corale finale, perché la violenza, secondo Gounod, non serve. Dio vince comunque, la forza del bene vince comunque sulla forza del male nel suo modo di pensare, quindi non è il caso di urlare, di mostrare i muscoli, di opporsi con grande violenza al demonio, no? E proprio per questo penso allora che il Faust sia un buon ritratto della personalità stessa di Gounod, perché per lui la fede era certamente preghiera,
ma era anche, come abbiamo visto, repressione dalle, dalle tante tentazioni, no? Da qualcosa di peccaminoso. Dopo che torna dalla famosa parentesi londinese, lui passa anni e anni a scrivere quasi solo musica sacra, come se si volesse punire, no? Come se volesse, dopo il confessionale, redimersi, no? Da questa situazione. E insomma, in qualche modo succede lo stesso qua, in cui il sacro spazza sempre via il mefistofelico, uno strumento di preghiera ma anche di repressione del demoniaco e del peccato. Io credo che se ci concentriamo su questo aspetto dell'opera, che magari sfugge un po' perché siamo inondati da questi valzer brillanti che ci prendono un po' la testa, ipnotici, se però ci concentriamo su questo aspetto, forse notiamo davvero il grande compositore che c'è dietro a quest'opera. Forse non un grande uomo di teatro, questo forse lo possiamo dire, nel senso che non ci sono dei quegli effetti drammatici che ci lasciano a bocca aperta, che imprevedibili, che non ci aspettiamo, e poi non c'è quello scavo nella psicologia dei personaggi che magari ci aspettiamo da altri compositori. Però c'è comunque un grande compositore, un grande artigiano della musica e un compositore in grado di fare grande musica molto espressiva, a prescindere dai suoi contenuti drammatici. Uno dei pochi forse che è riuscito a trasformare davvero la fede in teatro nel corso dell'Ottocento, e qui certamente la scia è quella che poi porterà Wagner al suo Parsifal, è sicuramente l'unico che è riuscito, comunque ha avuto il coraggio di fare una grande opera, un'opera che funziona, su questo tanto, diciamo, difficile Faust di Goethe. Grazie e buone recite. E grazie ad Andrea Malvano che ci ha dato appunto i poli attorno a cui si sviluppa la vicenda. Alla fine non è la vicenda amorosa come capita più facilmente nel melodramma italiano, ma in questo contrasto tra il male e il bene comunque è un'opera che parla dell'uomo, di questa eterna ricerca di equilibrio, di questo rincorrersi circolare delle aspirazioni, delle tentazioni. E su questo circolare vi lascio un implicito, diciamo, accenno a quella che sarà l'impianto scenico di questa produzione. Mi capirete quando sarete a teatro. Ringrazio Andrea Malvano che ha confermato tutti i presupposti e ci ha anche dato qualche dettaglio piccante della vita di Gounod, quindi lo ringrazio. Prima di salutarvi vi ricordo, anzi vi comunico, che giovedì prossimo 4 giugno ospitiamo una presentazione editoriale con il nuovo libro di Ernesto Napolitano. Sarà un incontro sicuramente interessante, anche perché ne parleranno insieme all'autore due autentici numi tutelari come Giorgio Pestelli e Mario Messinis, che viene da Venezia. Peraltro il professor Pestelli suonerà anche alcune delle image al pianoforte, e per cui è un'occasione del tutto particolare. Restando invece alla programmazione del Teatro Regio, l'8 giugno alle 11:30 sarà presentata già con buon anticipo, come già è accaduto per la stagione d'opera, la stagione dei concerti, e per cui l'8 giugno invece per questo ulteriore, diciamo, anticipo sul prossimo futuro del teatro. Per cui non mi resta che augurarvi un buon divertimento con il Faust e una buona estate, che spero possa proseguire in musica ancora a luglio con i 4 titoli del festival The Best of Italian Opera.